Ciao a tutti amici di Player Inside, siamo qui direttamente da Valencia perché stiamo partecipando al Dream Hack come inviati speciali e invitati speciali. Esatto, anche, ma non c'entra niente. Ma non c'entra con Dream Hack in questa istanza e anche in questa stanza, perché oggi trattiamo dei giochi clonati peggiori, lo schifo più totale che viene riassunto in un video riepilogativo, una sorta di top che vi piacerà ragazzi, se riuscirete a resistere allo schifo e quindi ai conati di vomito di certi giochi, riderete pure di gusto. Esatto, sono tratti dalla nostra rubrica di successo sul secondo canale Tre Giochi e quindi se volete vederne anche altri potete cliccare sulla playlist in description, ma prima godetevi questo schifo. Cominciamo con Battlefield Combat Black Ops 2. Si chiama Battlefield Combat Black Ops 2? Esatto, è la musica di Halo. Madonna mia. Comunque, ma che tristezza è sta merda. Confermare il tuo nome è tipo qui. Che vuol dire tipo qui? Anziché type here, no? In inglese. Ci metto Raiden perché è maschio. Proprio. Che vuole questo? Compra subito, pay to win, fottiti. Ok. Va bene, riscaldare. Riscaldare, ma che... No ragazzi, abbiamo un annunciarollo vivente, con un annunciarollo sotto forma di gioco. Giocate con questi giochi. Ma che gioco, mi fanno schifo questi giochi a me? Evitare le granate muovendo da sinistra a destra. Questo pulsante viene utilizzato per sparare al vostro nemico. Prova a premere il pulsante, si vedrà che l'arma spara. Questo pulsante consente di garantire la tua arma in questo modo, che avrà lo scopo di meglio. Lo scopo di meglio. E attenzione. Oh wow, si vede che lo scopo è di meglio, attenzione. L'italiano fa cagare, signori miei. Okay. Attenzione, il gioco ragazzi, 10 su 10 IGN, preparati, i nemici stanno arrivando, alla battaglia inizia. Ma che bella così te lo dice. Ok, vediamo. Attenzione perché siamo entrati nel vivo, nel vivo e fra poco nel morto. Minchia, ragazzi, viene difficilissimo. Madonna mia, che lagunoso! Livello di precisione richiesto. Ma poi quanti colpi hanno bisogno questi qua? Ah, giusto, c'è però il preciso di meglio, la come si chiama? Oh! Ma non muore con l'headshot, ragazzi! Ma forse non è così male, vero Raiden? No, ma fa solo schifo. Allora, ragazzi, giuro, ma perché se avete le console giocate a ste merde? Perché questi sono gratis! Ma chi se ne fotte? Pure la merda è gratis, lo dico sempre! Ma questi perché stanno là che ti aspettano così? Io gli ho fatto un cockshot 4 volte. Ma poi l'headshot non è mortale, è solo headshot, vabbè, l'ha preso in testa. Prosegui. Vabbè. Lui aveva un cappuccio, quindi giustamente si è parato. Che vuole quel? Chi è? Innanzitutto chi è? Cosa? Quel? Si è compenetrato! Ma poi la musica non ti sembra un po' sopra le righe? La musica è sopra le righe. Attenzione, attenzione. Ah, headshot. Ah, madonna, 3 headshot gli devi fare per ucciderlo sto stronzo. Ah, cockshot, dickshot, footshot, footjob. Ma che stai dicendo, Raiden? Ma che Raiden secondo me si sta divertendo. Ha fatto, ragazzi, tutto qualche divertimento, giuro, anche diarrea in questo momento. Ma divertimento no. Ma la musica perché è quella di Harry Potter? Attenzione perché c'è il boss. Ho trovato il boss, attenzione, il boss livello 3. Che giustamente c'è l'headshot. Scritto boss. Guarda. Niente, l'headshot non funziona con boss. Sì, il boss sono io praticamente. Guarda, dalla coda, è Raiden. Hunter Adventurer. Alt, quello sarebbe l'imitazione di Super Mario. Quello è Super Mario, però lì c'è scritto Srart. Perché Srart? No, ma plagio totale. Plagio totale. Ragazzi, ma... Cosa? Ma cos'è quella la pianta? Mamma mia. Ma perché prende il fuoco? Ma perché la pianta... tipo criminale. Madonna, ma poi lui è tipo chiaramente un'imitazione. Butta il guscio. Come si... No, non si... Mamma... Ah, lui spara fuoco di default. E rimane là il fuoco, guarda. Sì. Oh mio Dio, ragazzi, è più clone di quanto pensassi. Cos'hai preso il... Madonna mia, che... No, ho sbagliato. È il plagio del plagio. Questo è il plagio definitivo, ragazzi. Voglio dire, un platform così di carino. Merda. C'è la porta. Ninja Kung Fu Fighting 3D2. Sì, attenzione. Attenzione. Attenzione, atmosfera spirituale che neanche Wonder of the Dragons, ti ricordi? Fight. Ok, praticamente ci ha costretto a un personaggio. Oh mio Però, Dio. Però sembrano burattini, ma anche... Sembra un film di Bud Spencer dal suono. Sì. No ragazzi, è veramente agghiacciante questa ragazzi, cosa. Ragazzi, se scatta è proprio che scatta il gioco, eh. No, pure potrebbe essere il telefono suo che in realtà in sottofondo stava guardando porno lesbo. Sì, esatto. No, come sa? Attenzione. Oh, attenzione, qua è arrivato. Cosa, che cosa? Fight. Ma cosa? Cioè, per saltare devo premere... Devi premere A per saltare e B... E B per...
fanculo in questo caso veramente. Ma non chi, si rialza più. Che poi sono uguali, però se è Steel Kill contro Hollow Lock, ma sono identici, cioè si assomigliano. Ma lui cosa fa? Mena il can per l'aria. Però dico, voglio rivedere Mortal Kombat, ma non... Oh, in realtà questo... sto mixando. Passiamo a Call of Country Heavy Duty. Duty gliel'hanno messo alla fine. Andiamo di story mode. Sì, perché è importante. Vai. Start, anche qui la musica è un po' sopra le righe. Ragazzi, per cellulare un gioco alla Metal Slug, quelli sì sono belli. Ma gioca tu. Oh mio Dio, ma che grafica è? Che cosa? Cos'è questa merda? Oh mio. Ma quant'è la macchina rispetto a lui? Come è messo? Okay. Body shot, ma cosa? È vintage nel... Ma cosa vintage? Non sono mai esistiti giochi così, per fortuna. In realtà non è male. Cioè nel senso... Ti piace? No, no, fa schifo, però... Vabbè dai, è vintage, ha un po' mia, quell'aspetto... Grafica di merda. E risoluzione bassissima. Ma che risoluzione? Non ha proprio risoluzione, treme il telefono, ha la vibrazione, ma perché? Vabbè, è tutto il tempo così, non ma si sposta. Ma quello si rispona? Sì, non mi ha ammazzato prima, io sono grande delle CS, mi devi ammazzare quante volte, perché io sono stronzo. Attenzione, perché qua sbam, sbam... Ma poi, ci sono mille soldati di nazionalità diverse... Guarda come corre! Oh mio Dio! Ci sono nazionalità diverse, sono tutti contro di me. Che poi tra l'altro sono tipo in Arabia Saudita, vedi? Non ha senso. Non ha senso proprio, totale. Marcio. Ma che poi l'ambientazione è quella, cioè non è che ti muovi. No, devi soltanto prendere questi stronzi dappertutto. Attenzione, io aspetto il respawnare dalla macchina, quello che respawna in macchina, dopodiché possiamo chiudere il gioco se respawna di nuovo, eh. Comunque. Ma poi, mamma mia, sono dei rutti in realtà. Ma è fino a quando resisti? Non ho capito. Headshot. Cioè è tipo survival. E fino a quando non ti rompi le palle. Game over. Non so perché. Passiamo adesso ad Andrios World. Madonna mia, come è disegnato, ragazzi, signor. Ma che schifo è. È una via di mezzo tra Luigi e un culo. Che cos'è? Cioè la faccia in realtà è un teretano. Ma poi soprattutto che vuol dire Andrio, che è un nome super Andrios. È un tipico nome italiano tra Mario e Andrea. Andrio. Il menu di selezione di Super Mario World. Signori miei, queste cose le so. Ma dico, ma vi rendete conto? Madonna, è velocissimo, aiuto! Quella musica però plagiatissima, cioè modificata un po'. È assurdo, signore. È no. Velocissimo! Posso andare giù? Ah sì, posso andare giù, guarda! Qua posso abbassarmi? Ma la musica è plagiatissima, lui è bruttissimo, fa schifo, è una via di mezzo, però Luigi è un culo! Ma è velocissimo, guarda le tartarughe orribili! Ma vuoi ammazzare qualcuno, però? Ma è velocissimo! Madonna mia, come si schiacciano! Ma questo gioco fa schifo, signori! Come muore! Ma muori, ma te lo meriti di morire così! Ma pure peggio! Sembra che sta cagando per abbassare. Aspetta, aspetta, la faccio qui! Ah! Poi non so se hai notato dove sto spiegando. Vabbè, questo anche in mare succede anche in beh. San Andreas, Real Gangsters 3D. Molto bene, ok, gioca tu. Ah, però, è fatto molto bene, devo dire. Lui tu dici? Una via di mezzo tra Tommy Vercetti e il corvo. Quickly, Silvio Hago dice ruba una macchina. Come se ruba la macchina? Io direi di fare così, ok. Aspetta che gira, aspetta che gira. La musica va in loop bruttissimo. Oh, hai visto? C'era la testa ancora compenetrata con il cofano. Con il tetto. Madonna, li odio questi giochi così. Madonna, come si genera lo sfondo. Ma non ho suonato. Sono morti quelli! Ok, praticamente, vabbè, mi spiega tutte le cose. Questo fuoco, così si ammazza. Sì, ma mi fai vedere. Oh, ok, ho ammazzato qualcuno, non so neanche per quale. Non so neanche guarda, perché. Mi sta ammazzando. Spara, spara, com'è Roin? Fa schifo. Ecco, perché giocare a questo quando si può giocare a GTA? Ma perché giocare a questo quando si può giocare a niente, per esempio? Perché? Perché è gratis. Sì, non è che... Allora, pure la merda è gratis, volendo. Cioè, non è che... È semplicemente una musica bondo. Vediamo se sale sulla scala. No. Non lo sappiamo. Non sale. Molto male, molto male. Io direi... Ma poi ci sono tantissime cose su schermo. Cioè, non si capisce. Poi guarda, aspettano a me che spara. Vabbè, è un tutorial. È una sorta di tutorial. Ok, attenzione perché ho livellato. Ti pare che sono scemo. E attenzione perché adesso devo andare qua. Mi ha teletrasportato, io direi. Il fondo è copiatissimo da GTA. Guarda, guarda, aspetta, guarda le vetrine, guarda, è belle. Io quel belle. Vestito lo voglio, eh. Bellissimo. Attenzione perché guarda, quel, lo vedi? Lo vedi quello? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Spara, indovina. Un cappotto. No, è un cane. Lo voglio, è un labrador. Corre come un idiota. Attenzione, vediamo, vediamo. La macchina va senza conducente. Madonna, non c'è mia, nessuno non c'è in macchina. Vabbè, io la rubo, visto. Cos'è? Ma poi è gigante lui rispetto alla macchina. Guarda, guarda la testa di lui.
Ma cosa fa? Dove? È scomparso, guarda, non è nella macchina, non è... Scusate, ma la macchina non si è rovinata minimamente nonostante i miei mille... Attenzione perché c'è una moto, vediamo... Voglio prendere la moto. Scendi, scendi dall'auto, scendi... No, non ci credo, è l'ovetto, è l'MPK ovetto. Dove? Wow! È risalito da sotto il terreno. Questo è il motorino che avevo io da ragazzino. Non è proprio quello, però ci somiglia. Allora, prima... Sobbalza. Vediamo. Ma attenzione, ma quanto è alto questo uomo? Tipo 8 metri. Vegas Crime Simulator. Vegas. Attenzione, non è copiato da GTA. No, ma non è copiato. No, ma non è copiato. Non è proprio identico il GTA. Allora, gioca tu, Roid. Oh, ma è GTA Vice City, scusa. Ce l'hai fatti. Salve, scusi, buon uomo, volevo chiederle. Ecco, guardi, le piace come salto? No, non le piace. No, e qual è l'obiettivo? Cioè, il gioco comincia così, il gioco, tutta nella... Guarda, madonna mia, guarda proprio... Madonna mia, fa schifo proprio dentro sto gioco, schifo. Cosa? No, cosa è successo? Ma l'ho preso col ginocchio, ma non volevo. Ma cosa, madonna mia. Il sangue. Ma lui non fa niente. Cosa? E ma... sono morto pure io? Ah no, no. Mi sono migliorato. Ma è tipo Super Mario, guarda, devo saltare da sopra. Ma hai notato l'asfalto fatto malissimo? Cosa mi spara? Cosa vuole? Cosa cazzo? Non credo se ti spara quei pugni, come... È finita pure la musica. Madonna ragazzi, che schifo. Attenzione, mi sto dando pugni, stando fermo. Dai, dai. Ma che? Ma come? Ma prima gli ho saltato 6 volte in testa. You are dead. Le vetrine sono fatte molto bene. Vediamo metti davanti una macchina che succede. Anzi, guida, vediamo. Ma io devo prendere la... Vabbè. Si è messa a moto prima di salire sulla macchina. Molto bene. Molto bene, attenzione. Vai indietro. Retromarcia si fa col freno, giustamente. Ragazzi, il rombomotore è fatto benissimo. Madonna mia, ragazzi, che schifo. Investi, mio. Non volevo. Wow. Ragazzi, ma perché li fanno così schifosi questi giochi? Perché? Che hanno fatto di male i videogiochi perché per meritarsi questo? Gratis. Signora, attentone. signora. Una rampa. Una rampa, prendila, Raiden, prendila. Malissimo l'hai presa, malissimo. Madonna, un negozio, Lo sai che cosa sembra? Ninja Assassin. Lo sai cosa sembra questa musica? Quella che mettevano nei crack dei giochi PlayStation. Oh mio Dio. Oh, ma perché nello spazio? Non capisco. Madonna mia, ragazzi, fatto male. Che devo fare? Uccidi nel dubbio. Ma io volevo arrampicarmi. Ma ragazzi, ma perché? Allora, io un appello al Play Store di Google. Dai, sali. Perché permettete a questi sviluppatori di vivere? Non di fare i giochi, di campare proprio. Dai, arrampicati. Cioè ragazzi, ma Giorgio The Game non è 100.000 volte meglio di ste cagate? Ed è gratis, e senza pay to win, e senza niente. Ma queste dove, come stanno salendo? Guarda, stanno salendo sul muro. Oddio. Che schifo. Dai, arrampicati. Che cosa schifosa, madonna mia. Lezione numero uno per uno sviluppatore: non arrivare a fare questo. Ma guarda quello! È un po' come per un alcolizzato tornare ad ubriacarsi e drogarsi contemporaneamente. Guarda, si è compenetrato nel posto. Ma cosa succede? Salta. Ma salta a imparare. Cosa è accaduto? Sulla sinistra. Oh mio Dio. Ragazzi, dai, come ci venite a scrivere qui sotto? Ma Raiden e Mito, siete voi che non ci sapete giocare. Il gioco è bello, io giuro che vi vengo a cercare a 1-1. Vengo a casa vostra e vi disiscrivo dal nostro canale. Ma tu ti perdi perle. Lo vedremo poi in differita, non è importante. Oh mio Dio, ragazzi, è veramente la cosa più orrenda. Cioè, no, tu renditi conto, okay, ti devi rendere conto tu. Vediamo. Allora, c'è il tasto climb che significa arrampicare. E io quello è 3 ore che è per me. Ok, cosa? Ma questo che cazzo è Voldo di Soul Calibur? Lo devi ammazzare e basta. Ma se non si gira? Dai, vieni qua. Questa musica sopra le righe, i suoni non ci sono. Cosa? Guarda, ragazzi, è un incubo questo gioco. Forse è il gioco più brutto per mobile di sempre. È veramente orrendo. L'ho ucciso, attenzione, l'ho ucciso. Ma perché si gira per i fatti suoi? Io dico a sinistra. Sì, proprio non risponde completamente ai comandi. Bene amici, come avete visto, noi non ci risparmiamo mai. Anche da Valencia, mentre partecipiamo al Dream Hack, produciamo video. Facciamo video per Player Inside, che non c'entrano col Dream Hack. Noi non andiamo in vacanza mai. Ma che vacanza? Che Player Inside è la nostra...
la nostra lavoranza, io la chiamo. Lavoranza, l'hai, sì, l'hai rubata alla frullanza di Maurizio. Esatto. Vabbè, comunque ragazzi, se vi è piaciuto il video fatecelo sapere con un like. Noi ci rivediamo in questi giorni, ragazzi, non ci saranno le news, ve l'abbiamo già detto, quindi domenica 16 niente news. Però ragazzi, ci sono già tutti i video programmati sul secondo canale, quindi non perdeteveli e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.